Pregiatissimo dottor Maggio, egregi assessori, consiglieri e cittadini tutti, vorrei rivolgere il primo pensiero del Consiglio Comunale della nuova legislatura 2017-2022 nei confronti di tutti coloro che ci hanno preceduti, seduti in questi banchi e che attraverso il loro operato, la loro passione, il loro impegno hanno servito la società civile di Baio nel rispetto della legge. In qualità di cittadino innamorato della democrazia e dell'antifascismo, consapevole della carica pubblica che mi appresto a ricoprire, mi permetto di evidenziare che la nostra attuale partecipazione civile è frutto della libertà democratica conquistata anni fa dai nostri padri antifascisti e consacrata in ogni articolo della nostra Costituzione. È così che possiamo vivere le esperienze entusiasmante della democrazia, percorso incredibilmente avvincente anche in una piccola comunità come Baio. Con rispetto e un nodo che mi stringe la gola, non posso non ricordare una persona che era maestra di passione, di vita e disponibilità, Walter Treno, indimenticabile amico. Sono un principiante che sta chiedendo l'aiuto di tutti voi, consiglieri del gruppo di maggioranza, di quelli di minoranza, di voi cittadini maioresi, perché tanti occhi comportano uno sguardo più attento al benessere della nostra comunità, in modo da rendere l'azione dell'amministrazione comunale più efficace nell'erogazione dei servizi a favore dei cittadini, soprattutto verso chi in questo periodo si trova in difficoltà. Il pensiero finale lo rivolgo proprio a voi, che siete state parte integrante del progetto, caro vice sindaco, caro assessore, cari consiglieri, eletti e non eletti, dal giorno delle elezioni, anzi ancora prima, dal giorno in cui abbiamo deciso di intraprendere questo cammino insieme. La mia famiglia si è allargata. È vero che formalmente a ognuno di noi è stato affidato un certo compito, una certa carica, ma la carica in sé è solo un nome. Il parere, il lavoro che ognuno di noi si accingerà a fare saranno fondamentali per l'equilibrio, per il funzionamento, per il benessere del nostro paese, della nostra comunità. Giuro di essere fedele alla Repubblica e di osservare lealmente la Costituzione italiana.